Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi nuova recensione di questo prodotto della Moman, che è una power bank multifunzionale che si chiama un shot in grip, soprannominato appunto Power 32. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione e come funziona. Nella confezione di questa power bank, o meglio questo shot in grip con batteria integrata, troviamo il treppiede con attacco a un quarto di pollice a vite. Troviamo l'adattatore per lo smartphone semplice, attacco a slitta. Troviamo tre cavetti, tra cui uno USB Type-C, micro USB, USB Type-C, attacco per iPhone o iPad, quindi per prodotti Apple, e USB Type-C da entrambe le parti. Oltre ad essere, diciamo, un shooting grip, quindi una maniglia per poter effettuare le riprese con la nostra reflex, con la nostra GoPro o con qualsiasi altra action cam o addirittura col nostro smartphone, all'interno vi è una batteria da 9000 mAh. Quindi piuttosto performante e riesce a ricaricare più di un device, quindi volendo si può mettere a ricarica qualsiasi device, sia ad acceso, cioè nel senso sia mentre lo stiamo usando, sia mentre è a riposo. Quindi possiamo usarla come una normale power bank. Che cos'è che ha di più questa, diciamo, power bank? Intanto ha le quattro uscite USB Type-C 5 volte 2 A. L'hanno fatta 5 volte 2 A perché così si adattano alla maggior parte di device, anche per lo smartphone, anche se lo smartphone, magari gli ultimi smartphone, possono ricaricarsi più velocemente col Quick Charge 3. Poi cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di fori e metodi di aggancio che possono servire per collegare molti accessori. Come si può vedere, uno è proprio il treppiede, quindi se noi poi vogliamo usarlo in modo stabile non c'è nessun problema. Abbiamo l'attacco a slitta per eventualmente lo smartphone, quindi nessun problema, come si può vedere. Si avvita la vite, si gira lo smartphone, si allarga. In più, come detto, se abbiamo bisogno di ricarica, non facciamo altro che collegarla alla una delle quattro porte, ce ne sono due da un lato e due dall'altra, e la colleghiamo direttamente allo smartphone. In questo modo si ricarica lo smartphone e possiamo fare molte più riprese. Ora, gli attacchi sopra sono a slitta e con filetto a un quarto di pollice. Quindi per adattare una GoPro avete bisogno però di un adattatore che non viene dato in dotazione, ripeto, non viene dato in dotazione, che non è altro che un adattatore con attacco a un quarto di pollice e attacco GoPro, che potete avvitarlo sopra, ma vi rimane leggermente storto. Questo non è un problema. Per i più precisini potete comprare direttamente, ce ne sono un sacco, sia anche in alluminio, l'attacco direttamente a slitta con attacco GoPro, quindi potete direttamente poi collegarlo alla slitta. Come si può vedere, ci sono anche delle scanalature oltre a tutta questa serie di fori, dove tra l'altro qua in basso abbiamo anche la ricarica della nostra power bank, che ora andrò a ricaricare, e si vede tranquillamente poi la ricarica con i quattro LED blu che lampeggiano, quindi adesso è piuttosto scarica perché l'ho anche usata e provata un po', fino ad arrivare al totale 100% quando è carica. Lo stesso mentre si sta scaricando, troveremo che vanno a diminuire. Dicevo, oltre a questo troviamo queste scanalature. Queste sono le tipiche scanalature per inserire o magari uno small rig, oppure, come si può dire, un cold show.
Quindi, volendo, possiamo anche avere questo small rig scorrevole che appunto ci serve per attaccare un pannello LED, per poter collegare magari un altro o lo smartphone e un action cam. Insomma, i collegamenti sono molteplici e, visto anche la serie di fori che ha, devo dire che ci sono anche varie misure. Si può mettere un microfono esterno sulla nostra reflex, sulla nostra macchina fotografica bridge. Quindi di cose da fare se ne possono fare veramente tante. Non è pesantissimo, devo dire, nonostante appunto abbia una batteria da 9000 mAh, ma la cosa interessante è che di solito queste power bank vengono costruite con delle batterie che sono le 18650. Le 18650 sono ottime batterie, ci mancherebbe altro. Però qua hanno voluto fare qualcosa di meglio. Qua hanno messo le 21700. Le 21700 sono delle batterie molto molto più performanti. Quindi avremo una durata e reale di caricamento. Quindi se trovate una power bank da 9000 mAh e avete il vostro smartphone, magari lo ricaricate tre volte. Se prendete questo 9000 mAh con le 21700 di batterie, sicuramente lo caricate quattro volte, perché la potenza nominale è veritiera rispetto magari alle 18650. Quindi alla fine il risultato è questo: telefono in ricarica, fate le vostre riprese. Questo è quello che viene dato come base, quindi supporto per lo smartphone, tra l'altro è reclinabile, quindi nessun problema. Il cavetto, questo è uno smartphone ancora con cavetto USB, micro USB, però come detto prima, dovete fornirvi per poter collegare eventualmente una GoPro, eventualmente un microfono e un pannello LED per illuminazione, dei vari adattatori, perché purtroppo non ne hanno dato neanche uno. Il prodotto è valido, come detto l'ho provato un po' prima, per quello era scarico, funziona benissimo, quindi per me nessun problema. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per poter vedere magari delle cose che vi possono servire e quindi avere un feedback positivo o negativo sul prodotto da voi desiderato. Vi saluto e vi rimando alla prossima recensione. Ciao da Andrew Well.